Dammi a sedere, dammi a sedere. La prima era Zumbolo, Lugno, Acchiappolo, Bracamo, dammi il Jimmy, viaggio il Jimmy, dai il Jimmy. È lui! Il suo stile! Funari, il mio grande consigliere, il mio guru politico! Senta, ma come la vede questa campagna elettorale? Disastro. Gnafamo qua. Gnafamo. Gnafamo qua non vota nessuno. Non vota. Bisogna rivotare. Gnafamo. Veramente. Ormai c'è sto scollamento dalla politica dalla gente che è irreversibile. Ah sì. Vedi, lo scollamento dalla politica è come la carta d'aglio. Prego, la carta? La carta igienica. Se tu delicatamente separi sti due veli, ma fatto l'esperimento, è molto sfizioso. No, non l'ho mai fatto. Una volta che ha separato i due veli, non si riattaccano più. E se te va a pulire con velo solo, ti resta tutta la problematica nella mano. Non si riattaccano. Gianfranco Funari, i prossimi giorni avrebbe compiuto 91 anni, lo ricordiamo, con Vittorio Sgarbi che è in arrivo, ma insomma lui è sempre flamboyant, per cui quando arriva entra, c'è la sedia pronta, e c'è però con noi soprattutto Morena Zapparoli, Funari, la vedova, la moglie che l'ha accompagnato negli ultimi anni della sua vita, che facciamo entrare, dov'è? Ecco, dove stai? La musica? Amico di Angelo Berto, di Eccetto Cinto, Svezia, perché ha Muso Duro la sua canzone preferita? È una canzone che a lui piaceva moltissimo perché rappresentava la libertà, una cosa irrinunciabile per Gianfranco. Lui si è sempre ritenuto un uomo libero anche legato ad un letto. Questa è proprio la sua definizione di se stesso. Cioè lui diceva io sono libero anche se sono anche legato sul letto. Ad un letto, si riferiva soprattutto all'ultimo periodo, diciamo, passato in ospedale. Però gli piaceva come definizione perché non ha mai avuto lacci, lacciuoli, non ha mai avuto impedimenti. Nessuno che potesse dirgli che cosa doveva fare, perché lui ha sempre voluto comportarsi come voleva, come desiderava. La vita l'ha vissuta. E forse anche nella vita, no? Nel senso, poi fumava, sì. Com'è? Sì, guarda la faccia sì. sua. Non ha mai smesso di fumare, io vabbè fumo, il fumavo bypass, passivamente, no? Quindi... sì, nonostante la cardiopatia, però sai, fumare deve essere un convincimento personale, lui era fatalista, finché dura dura, io gli dicevo ma ci sono io però, cioè, certo. mi lascerai sola. Però lui non voleva assolutamente costrizioni di nessun tipo. Io lo vedevo felice e gli lasciavo fumare le sigarette e bere 10 Coca-Cola di fila, cose assurde proprio. Perché comunque, sì, certo, poi le persone non le vuoi imbrigliare. Comunque fumare fa male, ricordatevelo sempre, non lo fate. Vi faccio vedere Mezzogiorno è, programma di Rai 2 era all'epoca, siamo diciamo alla fine degli anni 80, primi anni 90, sì. Una rivoluzione vera con la sua prima Bocca Aperta che era poi su Tele Monte Carlo, poi arrivò sulla Rai, e lo stile di Funari ce lo ricordiamo tutti, dammi la 2, dammi la 3, soprattutto parlava la gente con 4G, metteva la berlina, incalzava i politici in modo appunto non classificabile, lo rivediamo. Come state? Vi ringrazio della tanta attenzione che ci avete dato ieri. Oggi è un'altra trasmissione molto importante perché riguarda non soltanto chi lavora, ma riguarda anche le signore che magari vanno a trovare la mamma, riguarda i trasporti pubblici. Poi vi dirò esattamente quale sarà la domanda. Io vorrei iniziare con Dino Siani, poverino, che ieri... Come stai, Dino? Io benissimo. Ma uno ha detto stai poco bene, Dino. Dino. Chi ti ha detto ciò? Non so, ciò mi è stato detto da qualcuno di casa tua, tua moglie, ha detto che sei stato poco bene stanotte. Sì, un po' sì. Preoccupato. No, nel senso che sognavi e sembra che parlassi sì. tu nel sogno. Tua moglie per un impressionante sì, non sì. te l'ha detto. Ha detto che hai detto sempre tutta la notte, Funari sì. no, sì, Funari sì. no. Sì, è vero. Che te facevo? Che te facevo? Mi tormentavi. Ah, ecco. Nel sonno. Nel sonno, nel sonno. Bene. Francesco, cito da un tuo articolo, scrivi: Aldo Grasso diceva di lui ha sdoganato la gente comune in TV, quando la porta si è aperta ci si sono infilati tutti, perché certo. così avvenne. Bonolis notava che quando guardi Gianfranco Funari ti aspetti sempre l'inaspettabile, che è anche uno degli elementi fondamentali della televisione, cioè la TV deve essere, non può essere mai ripetitiva, deve avere una liturgia secondo me, ma deve essere
sempre imprevedibile, altrimenti ci annoiamo. Sì, sì. E mise d'accordo Vittorio Feltri e Norma Rangeri. Cosa aveva di speciale Funari, Francesco? Ma sai, Funari è stato, oltre ad essere un amico, un rivoluzionario, un masaniello, quello che diceva sempre la verità ridendo e scherzando, e soprattutto aveva la capacità di prendere la politica, soprattutto nel secondo periodo della sua vita, e di prenderla dal palazzo, strapparla al palazzo, buttarla sulla strada del popolo e mettere la gente comune in comunicazione, in empatia con i politici che erano imbarazzati molto spesso nel trovarsi invischiati in domande, in situazioni che non avrebbero mai immaginato. E ha questa caratteristica, gli nasce anche dal fatto che è sempre stato una persona, diciamo, empatica al massimo. Cioè Funari era come una sorta di diapason, dettava le note, la nota cardine agli strumenti dell'orchestra, che erano il pubblico da una parte, i politici dall'altra, gli uomini di spettacolo che andavano da lui, facevano una specie di liturgia, facevano una sorta di giro papale, di bacio della pantofola. È stato, secondo me, geniale soprattutto nel riuscire a cambiare la grammatica della televisione. Perché prima di Funari c'era qualcosa di alto, c'erano i talk show alla Costanzo, con Funari è cambiato il talk show, e ti dirò di più, secondo me, e come dice anche spesso Sgarbi, Funari ha inventato, senza saperlo, anche il reality. Perché ha messo una telecamera davanti alle persone, le ha fatte parlare, ed era come se quella telecamera non ci fosse, perché le persone si aprivano. Bastavano due battute di Funari, si aprivano le acque e il popolo aveva la sua massima espressione. Qualcosa di rivoluzionario in cui poi tutti ci sono tuffati, un grande fiume dove tutti ci si sono tuffati, come giustamente diceva Aldo Grasso. Lo vediamo giovanissimo con Cocchi e Renato, perché lui fu nelle vite precedenti croupier in un casinò. Lo dico ridendo perché sì, il personaggio è talmente, insomma, surreale, imprevedibile, sì, che è veramente mi fa troppa simpatia. E poi anche cabarettista, lo vediamo. Questa era una clip del 1972. Come umorismo. Vabbè, insomma, però. Sì, senti, no, invece noi stiamo parlando di umorismo e di mestieri, no? Sì. E qui abbiamo un esperto di umorismo, Gianfranco Funari, no? Sì. Allora vorrei chiedere appunto a Gianfranco Funari qual è il suo parere. Ma io ti dirò, io non sono convinto che in nessun mestiere c'è umorismo. Cioè il cameraman domani mattina quando si sveglia non è che si alza e dice come sono contento, faccio il cameraman e se mette a ridere. Mita medici, continua. Sì. Mita medici è un altro discorso, lei si alza e tutti ridiamo. Cioè invece io sono convinto che l'umorismo nasce dallo scontro tra la professione e l'oggetto. Cioè adesso ti faccio l'esempio, Renato, perché stasera mi pare che... Ecco, uno dei mestieri che secondo me può prestare il fianco all'umorismo è quello dell'insegnante scolastico, del maestro, che quando si scontra con lo studente, soprattutto se si tratta di studenti di scuola elementare, i bambini, soprattutto se sono presuntuosi e soprattutto se sono romani. Senti, bambino, mi sai dire chi è stato il primo uomo sulla terra? Romolo. No, bambino, Remo. No, bambino, guarda, il primo uomo sulla terra è stato Adamo. A me va bene, mo se contiamo pure gli stranieri. No. Cioè, capisci? Lui romano di Roma, famiglia papalina anche, no? Famiglia papalina, nato e cresciuto al quartiere trionfale di Roma, che amava raccontare nei minimi particolari, perché la sua infanzia comunque era stata l'infanzia di un bambino povero, era stata l'infanzia dei ragazzini che giocavano a pallone nel cortile, e lui amava spesso ricordare uno scherzo che aveva fatto a sua mamma. Non si ritirava a casa dopo la scuola, al che la mamma, le altre mamme avevano mandato per Roma a cercare questi bambini perché insomma erano molto preoccupate. Alla fine si ha rincasato tipo alle 7, alle 8 di sera e ha detto: mamma, siamo stati tutti a San Pietro perché è morto il Papa. Ovviamente era una bugia, ma non essendoci internet all'epoca, chiaro, per verificare questa fake news ce n'è voluto di tempo, quindi diciamo che per 3-4 ore il Papa in quel cortile era morto per tutti, finché non è tornato a casa suo padre e ha detto: che cosa è successo, Gianfranco, è morto chi? E gli ha dato uno scappellotto, perché ha capito naturalmente che si trattava di una bugia per giustificare la bigiata. Peraltro, no? Diciamo,
bugia anche molto irriverente, perché poi, diciamo, in una famiglia, nel bisnonno era stato cocchiere leggo, di Pio IX, quindi una famiglia cattolica che si vada a irridere, quantomeno a mettere in mezzo il Papa, no? Che era massimo un sacrilegio, come, mi sembra come Francesco, no? I 400 colpi di truffo, che il ragazzino va a scuola e dice: non sono andato a scuola ieri perché è morta mamma, la mamma ovviamente era viva, no? E quindi ne succede delle ogni. Senti, tra l'altro il rapporto con i giornali, con la stampa, con le notizie di Funari era abbastanza, era enorme, immenso e anche abbastanza tormentato, perché lui amava follemente la notizia, voleva fare il giornalista, poi è finito col fare il giornalaio, che era meglio del giornalista, e poi ha fatto anche il giornalista, nessuno lo ricorda, ma per un certo periodo è stato direttore dell'Indipendente, allora nel fine anni 90, un grande giornale, un grande quotidiano inaugurato da Vittorio Feltri, e si presentava in redazione, alle riunioni di redazione, proprio a sfregio quasi nei confronti dei giornalisti, in pigiama, con una grande vestaglia di seta che inaugurava durante le riunioni di redazione. Era una cosa straordinaria. Questa l'abbiamo ricordato moltissimo al premio Funari che c'è stato recentemente a Viareggio, dove è stato premiato Alfiorello e Serena Bortone, devo dire. Cioè gli eredi, diciamolo chiaramente, posso dirlo io, gli eredi per certi versi, per certi versi di Funari, no, per questa capacità di prendere e mescolare alto e basso, che era tipica di Gianfranco, e l'ha fatto sia sulla carta stampata, l'ha fatto nel cabaret, e l'ha fatto come attore, ma soprattutto l'ha fatto come giornalista prima ancora di essere giornalista. Allora, questo è essenziale. Ti stavo cercando di dire, Francesco, perché televisivamente lo avresti commentato, che Vittorio Sgarbi, benvenuto. Grazie. Entra da par suo, è entrato nelle scale, ha salutato tutti, ha stretto le mani e poi si è accomodato, va bene. Molto felice di averti ospite. Che tu hai detto, mi sembra da qualche parte, che non solo Gianfranco Funari ha fatto il primo reality show, ma che è l'unico col quale tu non hai mai litigato. Quindi sono due: primo, che non ci hai litigato, secondo, che è l'unico, però. Scusa. Sì, forse è l'unico con cui non ho litigato, perché era in grado di comprendere anche quello che non rientra nelle regole e nell'obbligatorietà di posizioni come quella che ho vissuto in questi giorni in televisione. Cioè, ieri ho provato a dire che la preoccupazione di Berlusconi, che ha scandalizzato tanti, ma è piaciuto per esempio a Vauro, a Santoro, a una sinistra. Cioè questa, le frasi questa, su Zelensky, dici, sì. Era legata a quello che lui bacerà in bocca Berlusconi. Sì, quelle cose sgradevoli, comunque, che rappresentano una sinistra che incredibilmente è d'accordo col Cavaliere, il quale, arrivato alla sua età, ha paura di essere attaccato in maniera irreparabile da Putin. E quindi quello che Putin ha detto ieri era che rinuncerà all'accordo per la riduzione delle armi nucleari. Allora, o uno valuta che non è con le armi che tu risolvi le guerre, ma è con un tentativo diplomatico che né America né Europa vogliono fare, oppure non puoi più parlare. Io ho detto, per esempio, che forse ho sbagliato anche come sottosegretario, che il padiglione russo dell'architettura, che è importante perché i russi sono liberi, c'è la democrazia, mentre Zelensky ha... i russi sono liberi, insomma. No, sono le persone, io le conosco bene, Sokurov, cioè le persone... Gli artisti, quindi no, impedire sono loro... Loro mi dicono, ma non hanno chiesto di partecipare, a maggior ragione, come fece Carlo Lippa di Vanna, gli fai un padiglione perché manifestano la loro opposizione. Quindi queste cose, si fa fatica a dirle, perché la parola russo è diventata come una malattia mortale, quindi il musicista russo non può suonare, il direttore dell'orchestra russo non può dirigere. Allora, in questa, io credo, tutto questo lo dico, però non c'entra niente con... Se ci fosse Funari, ci sarebbe la voce anche per quello che sembra indicibile, per quello che sembra impossibile dire, per quello che nelle sue televisioni lo stesso Berlusconi non può dire, glielo farebbe dire, perché aveva un piacere della libertà assoluta, che era considerazione dello stato della situazione reale, ma anche che noi siamo persone, ognuno con la sua testa, che può ragionare e dire, non che c'è un pensiero unico. Lui era il nemico del però pensiero unico. Può, insomma, devo dire che gli eredi di Funari sono tanti, magari non alla sua altezza, però diciamo pensieri liberi ne sento fortunatamente ovunque. Io poco, ne sono... poco. Lo rivediamo a parlare di questo in un'intervista da Marzullo, in cui parla appunto del casinò e poi del rapporto con il potere. Ecco, punto. Quando facevo il direttore di casinò, una cosa che mi è rimasta sempre impressa, io ho lavorato 1386 giorni di seguito, senza un giorno di festa, 12-13 ore al giorno. Presi un aereo, tornai a Roma e mi ricordo che dopo 48 ore mio padre voleva farmi ricoverare perché davo i numeri. Io ho lavorato tanto perché mi hanno cacciato via tanto. Però è sempre tornato. Stavolta ci ho messo un po' di più, ma credo che ritornerò se avrò voglia. Però questa volta, se mi chiamano,
rifletterò, perché la televisione che fate, e chiedo scusa se dico che fate, non mi riguarda più, nel senso che la televisione per me è soltanto la gestione dell'imprevisto. Per esempio, fa conto che adesso io impazzisco, Marzio, ti do un cazzotto in mezzo alla fronte, tu caschi, se loro lo riprendono va bene. Perché dice, perché gli ha menato? Per scherzo. Ma questo è un imprevisto. La gestione dell'imprevisto è la televisione. Tutto oggi è prevedibile, non a caso. Il calcio la fa da padrone perché l'imprevisto è il gol. Qual è il suo rapporto con il potere, Funari, oggi? Nessuno. Io sono sempre, io fondamentalmente sono un uomo d'opposizione. Opposizione nel senso non negativa, ma costruttiva. Tutto quello che ho detto l'ho sempre detto nell'interesse del cittadino. Lei è una persona che perdona o dimentica? Ho molto fiducia nel tempo che passa e ho molto fiducia nelle mie scelte, perché quando le scelte sono corrette sono quelle l'arma della vendetta. Morena, Vittorio, lui che lo dice nella clip, no? Non sono stato cacciato, perché lui venne effettivamente cacciato da quanti emittenti? Sì, guarda, allora, tutte, diciamo, le televisioni mainstream, i canali principali, infatti lui negli ultimi anni facevamo una trasmissione su una televisione minore, tra virgolette. Gli mancavano molto i grandi palcoscenici, però sulla televisione minore non doveva ubbidire a nessuno. Ma lui ne soffriva, oppure la metteva in conto come conseguenza della sua assoluta libertà barra anche anarchia, no? Perché poi, diciamo... Tutte e due le cose. Allora, ne soffriva perché i numeri chiaramente non erano quelli di una televisione... Però ne soffriva anche personalmente importante. Dall'essere cacciato, secondo te? Sì. Allora, me l'ha raccontato molte volte. Diciamo che ne aveva sofferto perché avrebbe voluto continuare comunque ad esprimere le sue idee attraverso i canali più importanti. Però devo dire che essendo riuscito a prendersi la sua libertà poi su una televisione minore si divertiva un sacco, cioè Vittorio, facevamo una trasmissione davvero divertentissima. Immagino, ma Vittorio, essere liberi si paga un prezzo anche in termini di solitudine, e tu pensi che Gianfranco l'abbia sofferto? Voi vi conoscevate, c'era un rapporto, sì, tra di molto loro? Sì, amici, avevo una grande considerazione di lui. E avevo un'affinità di carattere. Io sono stato cacciato da tutti i ruoli che ho occupato nella vita pubblica, da sindaco, da assessore, da sottosegretario. Ma soffri per un po', poi siamo talmente più forti di quella forma che ti vuole stringere che alla fine riusciamo a trovare uno sfogo, e lo sfogo è nel fatto che siamo qua a parlarne, ma nella televisione lui è stato lo sfogo, e quello che lui dice, io l'ho pensato quando andai la prima volta da Costanzo nell'87, che la televisione rispetto al film, al cinema e alle sceneggiate che si costruiscono con un testo, è appunto imprevisto. La verità della tesoria è l'imprevisto, cioè può capitare, io sono qua, tu ospite, favoloso. Tu confidi nel fatto che io mi comporti bene, però improvvisamente potrei perdere la testa, che è un perdere la testa che è legato a circostanze che non puoi prevedere. Vittorio, però no, ti prego, no. Dico, però... portate dell'acqua, un cappuccino, qualche cosa. Sai, parliamo di Rinascimento. Rinascimento Ferrara è una mostra bellissima. Non ho di tu, grande... c'hai il libro bellissimo su Roma, ve lo ricordo. Oggi è successo, ma non era una minaccia. È che accadevano, Vittorio, sto giocando anch'io, è televisione, no? Nel caso suo lui contava molto sull'imprevisto e aveva degli ospiti inferiori a lui spesso, perché lui era più estroso, più divertente. Ma avete accennato prima nella pausa a un rapporto con Grillo. Lui è molto meglio di Grillo perché ha una personalità. Grillo ha un problema di affermazione della sua dimensione suprema, mentre invece lui aveva il senso del giornalista che, anche se è molto bravo, però deve far riuscire agli altri una verità, certo, che altrimenti non verrebbe fuori. Deve cogliere l'imprevisto, sollecitarlo. Quindi un'attenzione molto speciale, che non è propria del conduttore che è sempre acquiescente o inutilmente compiaciuto e compiacente. Lui non era affatto compiaciuto, ma era compiaciuto che riuscisse lo spettacolo, che capitasse qualcosa all'improvviso, quindi l'imprevisto. Ma anche in famiglia stessico. Era così, Morena? Anche cioè a casa era un marito, diciamo, tradizionale, no, oppure che te combinava? No, allora non ci si poteva mai annoiare. Una mattina si svegliava e diceva: io adesso voglio mettere nel giardino le galline, le caprette, voglio fare lo zoo, no? Perché voglio il pollo ruspante. Solo
che poi succedeva che ci affezionavavamo talmente tanto a queste galline che e come si sono fa, morte certo. Tutte di vecchiaia, anche le caprette sono morte di vecchiaia, gli abbiamo messo i nomi di alcuni giocatori di calcio. E quindi avete messo che nome ci avevano le caprette? E all'epoca c'era Callon, un giocatore dell'Inter. No, ci credo. Sì, sì. Una si chiamava Callon, l'altra si chiamava, no, non aveva il nome di un calciatore, l'altra Bin Laden, l'avevamo chiamata Bin Laden. Perché la caprette la si chiamava Bin Laden. Caprette pericolose era. A seconda delle somiglianze davamo dei nomi alle caprette che però non sono, cioè sono morte di vecchiaia. E anche le oche non le abbiamo assolutamente mangiate. Sì, cioè, sì, le uova, mangiavamo solamente le uova, ci facevamo delle gran frittate con queste uova di oca, ma poi le abbiamo lasciate. La Adelina e Gwendalina le oche enormi poi, no, le uova. Sì, 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 sono enormi. Sai delle uova d'oca, perché me le ha fatte conoscere Valeria Marini. Valeria Marini, cioè, no vabbè ragazzi, no veramente Valeria Marini che ne sa delle uova d'oche? Perché eravamo insieme a un ristorante giù in Sicilia, non ricordo dove, e lei voleva assolutamente le uova d'oca. Come, tu hai mai mangiato le uova d'oca? Sono così, dico bene, va bene dai, sketch con minimi proprio, più che altro in varietà, 75. 75. Una piccola fragile, con la grazia di un'anemone, di un pensiero formulato alla mattina, poco più di una bambina ho sognato, e invece sei venuta tu, una tenera, docile, rassegnata come un salice, come un giunco, come una margherita che ti resta tra le dita, io volevo, e invece sei venuta tu. Sei entrata nei miei sogni con la grazia di un bulldozer, la capienza di un container, la potenza di una gru. Sei un Everest di curve, una Tour Eiffel d'amore. Se un discorso devo fare, devo stare a testa in su. Una piccola, fragile, era certamente l'optimum, l'ideale per un italiano medio, ma con te non c'è rimedio, per il fatto che sei tanta, sei di più. Ti fece innamorare di lui, Morena? Si vede qua, no? È un seduttore. Allora, un seduttore, lui mi ha conquistato a mazzi di margherite gialle. Perché proprio le margherite gialle? Perché era il mio fiore preferito e all'epoca, ahimè, ero sposata con un'altra persona, il matrimonio non andava molto bene. Che dice Vittorio? E niente, poi sono scappata con Gianfranco, sono letteralmente scappata con lui. Sei scandalizzato. Non lo sapevo. Non lo sapevi questo? No, che tu avessi avuto un altro uomo mi pare scandaloso. Vabbè, perfino tu, che è una ragazza così fedele. Ma lui ogni volta, quando mi ha visto... che sono ancora geloso della Grimaldi. Oddio, Vittorio, non parliamo qua, non è la sede giusta, va bene? Perché poi devo tirarti le orecchie dopo. No, Serena, questa è una cosa che manco tu lo sai. No. Poi magari detto le quinte ne parliamo. No, perché devo dire una verità, che quello che colpisce. No, va bene, scusami storia... Vittorio, adesso parla del libro, come dice Serena. Sta parlando c'è lei. C'è stato un amore fra di voi? No, allora. Non è il momento giusto. Questa è proprio una puntata funeraria. Stiamo facendo una donna per sempre, ecco, no, volevo dire questo. Un signore, ovvero signore, non fa né nomi né cognomi, prima di tutto, ok? E poi ne riprendiamo poi. Scusami, Serena, un attimo, perché mi ha agito. Ma no, perché scusami, stava raccontando. Lui è molto maleducato. Ma non è come maleducato, tutti... è un provocatore. No, dai, no, è maleducazione, Serena, perché un vero signore non deve mai dire nome e cognome. Vedi come è polemica. Siamo stati pubblicati su migliaia di giornali. Ma senti, ma sto prendi tutte le collane di Novella 2000. Io parlo di storia, se vuoi polemizzare. Ma no, quale discrezione? Poi ho fatto sentito che veniva Vittorio. Vabbè, non è vero, non l'ho mai incontrata. Non so chi sia, ho sbagliato. Dicendo anche altri nomi. Che si è fatto portare. Ma eravamo sui giornali, parlavo di 30 anni fa. Non è stata una cosa completissima, ok? Punto. Forse perché hai un... Non so,
Non mi ricordo, ok? Vittorio, ma io non ti piaccio. Jessica, smettila! È fidanzato. Allora, scusate, adesso, no. Fermi tutti. Fermi tutti. Allora, ricominciamo. Beh, è vero che lui ha voluto un telecomando nella bara? Sì, nella bara ha voluto un telecomando, delle fish da gioco e un pacchetto di sigarette. Quindi, non cioè, oggetti che gli stavano particolarmente a cuore. Il fatto di Vittorio, allora, lui non vuole che nemmeno le donne dei suoi amici si rifacciano una vita, non solo Vittorio, le donne che sono state con lui. Quando mi ha visto... Ma va bene pure anche per gli uomini è la stessa cosa. Io non mi occupo, io mi occupo delle donne. Quando mi ha visto con il mio nuovo compagno mi ha detto no, tu dovevi stare tutta la vita in adorazione del sarcofago di Gianfranco, così mi ha adesso detto. Scopro pure che avevo un marito prima, incredibile. Ecco. Va bene, dai, diceva, vi faccio vedere quest'altro monologo. Monologo, più che altro un varietà, sempre 1975. Sì. 75. Ed anche per questa sera lo spettacolo sta per concludersi. Adesso ci vorrebbe un gran finale, l'ingresso in campo di un plotone di girls, molto cocchette, con le grette, le paillette sulla moquette, che cantano in coro varietà, varietà, paradiso di voluta e no... Bisogna accontentarsi, sì, sì. Bisogna accontentarsi come quel ragazzino che per divertirsi si dava le martellate sul dito. Tac, tac. Ah, ragazzi, ma te diverti? Sì. E quando? Quando non c'è goio. Non fa sorridere? Beh, sì, ma sorridete, ma non state a casa lì, sul divano anchilosati, sorridete, distendetevi, è sera. Ah, a proposito di sorrisi, stavo pensando alle streghe, alle maghesse, a quelle che fanno gli oroscopi, che cacciano il malocchio, che predicono il futuro. Dico, ma quando devono fare una fattura, l'IVA la pagheranno, sì o no? Anche questa fa sorridere, eh sì, fa sorridere, vi prego, sorridete, è il mio compito farvi sorridere, prendere dalle vostre labbra un sorriso per farvi evadere dalla realtà, come a volte faccio io. Grande Funari, molto romano, cosa c'era di romano Gianfranco, Vittorio e Morena? La lingua, no? Parlava... Ma anche nello spirito, un po' questa indolenza, la dissacrazione, prima, è un po' romana. Quando parlava con la Minoprio sembrava stare sull'onda di Alberto Lupo nella canzone Parole, Parole, Parole. Qui invece è più nel gusto di Proietti, però colpisce che sono cose che hanno 50 anni, 45 anni, 75. Tempi così lontani era già quello che aveva questo carattere così forte. Poi si è spostato dal cabaret o comunque dagli interventi legati al mondo dello spettacolo, alla politica. La vera invenzione è stata quella, nel momento in cui parte Tangentopoli, lui è l'interprete di una dissoluzione di un mondo che in parte ha dei sopravvissuti, in parte ha delle figure contribuisce nuove. Contribuisce a dissolverlo, secondo te, anche un po'? In questo lui poteva fare veramente un partito, non era come Grillo, ma era più ecumenico, nel senso che Grillo pensava di far saltare degli schemi che erano già saltati e poi è saltato lui. Lui aveva la consapevolezza che nella politica c'erano una serie di contraddizioni e lui era al centro della contraddizione, le evidenziava, le sottolineava, ma aveva una grande passione politica. Credo che forse quello che avrebbe voluto fare alla fine sarebbe stato il deputato di una parte politica, è difficile dire è quale. Così dici? Forse... Sì, sì. La politica attiva l'aveva mai tentato? L'aveva tentata come candidato sindaco di Milano, ma poi aveva ritirato la candidatura per svariati motivi. Lui amava moltissimo la sua Roma, amava girarla soprattutto di notte, quando Roma dorme, quando è silenziosa e si vede proprio la grande bellezza. Perché poi diciamo che alcuni romani, il comportamento di alcuni abitanti di Roma a lui non piaceva moltissimo, ma Roma dal punto di vista artistico era davvero la sua città del cuore, oltre che la sua città natale. Rieccoci qui sulla domanda del quiz di Cannoletta. E io in omaggio a Funari dico dammela 4, eccola qua, perfetto, allora ci siamo. Oggi voglio chiedere la romana più romana del gruppo, quindi naturalmente a Jessica Lurica. Morlacchi. Voglio vedere, Jessica, se la presenza del professor Sgarbi in qualche modo influisce sulle tue risposte. Quindi, cara mia, il quartiere di Tor Pignattara deve il suo nome a una tomba, a una fabbrica di ceramiche, a una caserma o a un'osteria storica? Allora, tu innanzitutto mi stai a prendere in giro, nel senso mi vuoi far sbagliare a tutti i costi stavolta, ma io di fronte al professor Sgarbi indovino e ti dico che è una tomba. Hai detto una tomba? Ti dico una tomba, poi ti spiego anche. Serena, ma il professore ha dei superpoteri?
E ricordati perché? Sempre che io entro giugno te farò cantare. Ricordati. Ma io canterò per festeggiare la tua vittoria, perché per la prima volta da sola Jessica Morlacchi ha indovinato. Qui nello studio in Triburio, sono 3 anni che ci proviamo, Serena. Ma gli autori mi prendono in giro, ma che stai? E non ci credono ancora. Vabbè, così succede. È una tomba, senti... vi spiego soltanto di cosa si tratta. Certo. 10 secondi, la tomba è il mausoleo di. Sono le rovine, i resti del mausoleo di Sant'Elena, mausoleo. Mamma l'imperatore Costantino, che all'interno della cupola, per alleggerirla, qui ovviamente di parlare d'arte davanti al professor Sgarbi, veramente mi sento, ci provo. E, per alleggerire la cupola, naturalmente loro inserivano delle anfore vuote che ricordavano delle pignatte, quindi sì. Tor Pignattala, la torre delle pignatte. Che cose meravigliose. Oh. Francesco, pensi, secondo me lo spirito di Gianfranco Funari ha aleggiato un po' in questo studio. Lo studio ricorda Funari? No, dico, lo spirito aleggiava un po', è stata una puntata un po' così flamboyante. Sì, no, guarda, assolutamente. Assolutamente, Funari aveva un orecchio assoluto per auscultare il battito cardiaco della televisione. Ti racconto una cosa velocissima. Quando era stato il mio maestro a Tele Lombardia nei programmi televisivi politici locali, avevo un ministro in studio. A un certo punto Funari, che era di fronte a me, davanti alla telecamera e dietro la telecamera, mi comincia a urlare, andare in escandescenza. Ah, urla come un pazzo, prende il suo bastone con l'elsa d'argento e me lo butta addosso. Così, d'amblè. Io ovviamente pischello, blocco tutto, andiamo in nero, scendo, dico, Gianfranco, ma che cosa è successo? Mi guarda e mi fa, oh, ti è piaciuto lo scherzo? Vedi domani l'ascolto. L'ascolto stava calando, era riuscito a intuire che c'era un calo di tensione. E quindi quel bastone grande. Tiratomi addosso qui aveva fatto toccare il picco dell'ascolto. Ma non si fa! Quindi per dirti che questa trasmissione... No, una roba. Non si fa, però era Funari. Questa trasmissione, come nella tradizione di Funari, una trasmissione di aneddoti, di sorrisi, di scazzi, ma soprattutto di libero traffico delle idee, che era la cifra stilistica di Funari: dare la parola al popolo sempre e comunque, Pasquino forever. Non potevamo essere, appunto, Roma, non potevamo essere, come dire, accademici. Morena, quando pensi a lui, la tua immagine che ti viene in mente qual è? La prima immagine è lui in giacca e cravatta con il grembiulino da cucina che cucina la matriciana, perché è stata una delle cose che ha fatto, una delle prime cose per conquistarmi, e mi ha detto, guarda, io sono capace di cucinare senza svestirmi con giacca e cravatta, con il grembiulino si è messo a fare la matriciana. Ricordate sempre il guanciale da matrice, non la pancetta, quelle cose, cioè, fatta con i sacri crismi. È stata una cena romantica e squisita. E non ha mai giocato, non ha mai giocato, ma faceva solo il croupier perché controllava le pulsioni altrui. Lui perdeva mai la testa, si arrabbiava? Si arrabbiava, e diciamo, è cosa nota, nel senso che poteva sembrare fumantino, ma solo sulle cose veramente importanti, su quelle su cui occorre mettere l'accento, per cui per delle giuste cause, assolutamente. È un vulcano, cioè non era una rabbia non controllata, era, diciamo, sottolineare il concetto che lui desiderava con un'esplosione di emozioni, alzando il tono della voce, però mai e lui volgare. Lui diceva sempre questa cosa. Vittorio, l'ultima domanda, lui diceva la televisione è come lo sterco, lo diceva in un modo più colorito, si fa ma non si guarda. Ma si può anche guardare, io sono andato più avanti, insomma, l'ho mostrata, l'arte la esibisce. Piero Manzoni è un artista che ha fatto la merda d'artista. E lui parlava del fatto fisiologico, certo che tu puoi avere una quantità anche di pensieri polemici e negativi, ma devi porgerli. Lui in realtà li porgeva con una finta popolarità, era molto aristocratico alla fine nel giocare la partita di quello che parla alla pari con chiunque e gli fa dire delle cose che quello non pensava di poter dire. È una tecnica di seduzione, in fondo, era un seduttore. Ma aveva questa forza, questa volontà di far sentire un pensiero quando tutto era caduto, che lo ha reso popolare soprattutto in quegli anni, i primi anni 90, quando il quadro politico è completamente mutato. Funari era un riferimento inevitabile, poteva parlare con Craxi come parlare con Di Pietro,
e trovare ad entrambi delle ragioni, anche se sembrava più facile stare dalla parte di Di Pietro. Poi la storia ha negato tutto, oggi Di Pietro è scomparso e sopravvive la memoria di Craxi. Quindi lui è stato in quel momento lì che è il più difficile. E tutti noi in fondo siamo venuti fuori in quel momento in diversi modi, io più individualista, più non sono adatto a intervistare nessuno, io rispondo. Lui invece aveva l'attenzione, diceva quello che pensava attraverso la risposta che gli altri gli davano, gli induceva la risposta. Maieutico. Grazie Francesco, grazie Morella, grazie Vittorio Dovete Sgarbi. Venire a Sutri che apriamo mostre bellissime sabato a Ferrara, il Rinascimento trionfante a Palazzo dei Diamanti. E poi, in ossequio con la pace, ho invitato una pittrice, non so se hai dell'immagine, che è Primachenko, che viene per la prima volta dall'Ucraina a esporre a Palazzo delle Albere a Trento, una grande mostra di questa grande donna che ha vissuto 90 anni e ha raccontato il popolo, la bellezza, la poesia, l'opposto di quello che è la guerra. Grazie davvero, ne abbiamo bisogno.